Gentili telespettatori, buona giornata. Anche la Lega e Forza Italia chiedono a Santanchè di chiarire in Parlamento. Chiarire che cosa? È venuta fuori un'inchiesta giornalistica su Report, o Report, come dice Sigfrido Ranucci, una inchiesta dove c'è poco spazio all'interpretazione e quello che si vede realmente è molto difficile che sia inventato o falso, perché si parla di società, dati, fallimenti, TFR non pagati, aggiotaggio in borsa. Insomma, questa inchiesta di Report lascia pochi dubbi sulla veridicità di quello che viene detto in questa inchiesta giornalistica. Io ho voluto verificare personalmente, ho voluto vedere tutto il programma, l'ho trovato in internet. Se andate sulla RAI, Guida TV, e praticamente trovate tutti i programmi degli ultimi 7 giorni, andate su RAI 3, lunedì 19, e vi guardate Report, e trovate questa inchiesta. Io ho voluto guardarla per vedere, vediamo esattamente cosa viene detto, e sono rimasto così, con questa faccia proprio così. Ho detto, però, se fosse vero dovrebbe sparire all'istante dalla politica, non solo da ministro, ma dalla politica, dovrebbe sparire completamente questa persona. Poi ho detto, se fosse vero, ma qual è la probabilità che quello che dice il Report sia falso? La probabilità che sia falso è molto molto piccola. Molto molto piccola, perché non si parla di una cosa, non c'è un video che mostra da lontano qualcuno e ci si costruisce tutto un castello, e ci sono delle accuse ben precise con testimonianze, dati, visure catastali, di borsa, esperti, insomma, poco spazio ai dubbi. A me personalmente, chi sta sul canale da tanto tempo, da 4 anni, da sempre vi ho detto che a me la Santanchè e il suo amico Briatore non sono mai piaciuti. È una sensazione, lui dice perché? Non lo so, a sentirla parlare, a vedere come si comporta, a sentire gli argomenti, lei e Briatore, non mi sono mai piaciuti, c'è un qualcosa che non riesco a spiegarmi. Poi quando ho visto questa trasmissione ho detto la Santanchè si vantava, noi imprenditori portiamo avanti il paese, noi imprenditori anticipiamo il TFR, anticipiamo questo, anticipiamo quello, perché se non fosse per noi il paese, noi imprenditori. Molto piena di sé, molto. Poi si vede che in questa inchiesta, che non ha pagato alle persone il TFR, la liquidazione, c'è gente che aspetta 30-40 mila euro, hanno perso il lavoro e senza liquidazione per una gestione allegra, diciamo di aziende comprate sane e praticamente poi fatte fallire, insomma, guardatevi bene, non dura molto, perché non è che occupa tutto il Report, è una parte di Report, sarà tipo mezz'ora, 40 minuti, guardatevelo, è interessante, ed è per quello che non solo a sinistra chiedono le dimissioni, ma nel governo sono rimasti tutti a bocca aperta, Salvini, la Lega, Forza Italia, Calenda, Renzi, tutti. La Meloni, che tende sempre a difendere i suoi, dice io ti difendo, però attenzione, se viene fuori un'inchiesta di qualche tribunale, qualche richiesta di autorizzazione a procedere, se aprono un processo, ci sono delle indagini in corso, devi lasciare, perché qui
non è il garantismo, è fino all'ultima prova di giudizio, tutti sono innocenti fino a quando non ci sono tutti. La Meloni dice, vabbè, intanto che aspettiamo tutti i gradi di giudizio, il governo è infangato. Quindi, se c'è un inizio di procedimento, devi lasciare. Almeno queste sono le indiscrezioni che ho trovato questa mattina raccontate da giornali di sinistra. Tra virgolette, quando sono tra virgolette, significa che sono davvero, dovrebbero essere le esatte parole della persona che parla tra virgolette. Le parole di Molinari, capogruppo della Lega, e di Giorgio Mullet di Forza Italia, dopo le accuse avanzate alla ministra dalla trasmissione Report, le opposizioni insistono per le dimissioni, ma anche nel centrodestra praticamente fanno capire, vabbè, a tutto c'è un limite, insomma, ecco. Dovrebbe presentarsi la Santanchè a chiarire punto per punto quello che chiede la trasmissione di Report. Insomma, è difficile chiarire, perché se ci sono persone che non hanno ricevuto la liquidazione, che cacchio vai a chiarire? Gliel'ho data ma non se ne sono accorti. Guardate bene nell'estratto conto che ci sono lì 40.000, non ve ne sono mai, siete mai accorti? Io, ecco, che cavolo di giustificazioni va a dare? Guardatevi il programma di Report e poi chiedetevi come fa la Santanchè ad andare a dare delle giustificazioni a quelle ben precise accuse. È difficile. Se non hai pagato le liquidazioni e sei andata in televisione a raccontare che noi imprenditori siamo l'esempio per il paese, perché addirittura paghiamo in anticipo quando lei non ha pagato neanche la liquidazione a quelli che sono stati licenziati, stanno ancora aspettando la liquidazione, gente in mezzo alla strada che non ha avuto neanche la liquidazione dopo 30 anni di lavoro. Che cosa cavolo va a giustificare in Parlamento? Lei dice: non ho niente da aggiungere, io non ne so niente, chiedete all'amministratore delegato. E lei, era lei la proprietaria di queste aziende di cui si parla nella trasmissione. Riceve attestati di solidarietà da parte del centrodestra. Tajani, le parole di Molinari, dice: non ho visto Report, ho visto la replica del ministro Santanchè, si è detta tranquilla e quando sarà il momento verrà in Parlamento a spiegare le sue ragioni. Anche in questo caso ovviamente aspettiamo che il ministro Santanchè spieghi le sue ragioni, ma i processi non si fanno in televisione. Molinari, lo dicevo anch'io l'altro giorno, chi vede il canale, io l'altro giorno dicevo: i processi non si fanno in televisione, si fanno in tribunale. Però poi ho visto il programma di Report. E allora invito Riccardo Molinari, che non ha visto il programma ma commenta quello che non sa, inviterei Riccardo Molinari ad andare a vedere il programma e dopo esprimere un'opinione. Molinari, vai a vedere il programma. Nonostante tutto, non avendo visto il programma, dice: lei deve spiegare. Se lei va a vedere il programma, Molinari, poi andrà ad esigere una spiegazione, come adesso chiede parte della Lega e parte di Forza Italia. La Meloni sconcertata, non ha neanche presenziato al Consiglio dei Ministri. Si è astenuto, dice: ho degli impegni personali. Si trova Giorgetti che va contro di lei, la Santanchè con la trasmissione di Report, la Russa che alla fine anche lui c'era nella trasmissione di Report perché lui era l'avvocato che consigliava. Ci vediamo al prossimo video.